Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 3. Atmosfera un po' particolare qui al villaggio di Kisha. Abbiamo incontrato un paio di personaggi che ovviamente abbiamo cercato comunque di reclutare. Uno l'abbiamo reclutato, ovvero il Rikimaru 2.0. Emily invece è troppo forte per noi per il momento, quindi non sono riuscito a reclutarla. E poi il tipo egiziano che praticamente ha il senso dell'orientamento di Zoro, che praticamente è andato via da un'altra parte, quindi sicuramente lo rincontrerò da qualche altra parte. Abbiamo scoperto che il capovillaggio del villaggio di Kisha sa dove si trova il Flame Champion, sa dove si trova per l'appunto Joe. E adesso dobbiamo incontrarlo, dobbiamo fare in modo di incontrarlo. Quindi io direi che in tutto questo, ecco qua, sei pronto? Pronto quando, diciamo, quando è necessario. Ricorda di fare attenzione, figliolo, figlio mio. No. Che c'è che non va? Lo stai per fare. Quella cosa a me. Capisco che ormai sei un uomo più che un figlio, ma devi promettermi comunque di fare attenzione. Lo prometto. Yugo, il sergente è pronto. Chi altro viene con noi? Ah, posso scegliere il party quindi. Ovviamente Fubar, per forza. Madonna, livello 39 Wanfu. E vabbè, siamo in tre, quindi tecnicamente li posso portare tutti e tre. Quindi uno, due. Tu quanto hai? 122. Non so se tenermi... Madonna, attacco 222. Non so se tenermi uno slot libero, perché non so effettivamente dove dobbiamo andare in questo momento. Perché c'è quel personaggio che se io dovessi attraversare la foresta... vabbè. Portiamocelo. Rune Sage e Trade In. Lui è l'unico che abbiamo come supporto. Vabbè sì, portiamocelo, sti cazzi. Io incontrare il Flame Champion, la mia gente dopo felice che non ti abbia dovuto forzare nel farlo. Qua Yugo, dovrei dirti dove si trova la posizione del Flame Champion, il suo nascondiglio. Ti ringrazio per credere in me. Oh, Flame Champion Hideaway. Quindi veramente lo incontriamo? E si unisce al party? Madonna, te lo immagini, si unisce al party? Tipo fortissimo, livello 99, tipo mega OP. Deve essere questo. Ciò di cui Sana stava parlando. Stai pensando che un eroe preferirebbe un posto meno umido? Meno umido? Cioè, stavo pensando al fatto che un eroe magari preferisse un posto meno umido. Ok, andiamo. Oh no, mica, ho trovato subito il nascondiglio? Guarda qua. No, c'erano un sacco di strade che volevo controllare. Vabbè, penso che dopo le posso controllare comunque. Aspetta, Yugo! Oh no! Che cosa significa? Che lo incontro da solo, il Flame Champion, mi sa. Oh Gesù! Dove sono? Oh, quindi lo incontrerò da solo.
Che Chris? Che ci fa Chris qua? Caposana, che ci fai qui? Io sono il capo del villaggio di Kisha, ma sono anche la compagna di una vita di Joe. Tu sei sua moglie? Sono stata chiamata così. Ero l'unica che aveva il permesso di venire qui ed ero l'unica che aveva il permesso di stare con lui. Ho voluto che tu trovassi la via da solo. E così ha fatto lui, così come ha fatto lui. Adesso ti porterò da lui, da Joe, dal Flame Champion. Oh, sì, per favore. Ma non ti sei accorto che c'è Chris lì? Che no, vero, non, neanche la caga praticamente. Sana. Questo è lui, Joe, il mio amato. Questo significa che noi... Ah, sembra un'altra persona quando condividi il tuo tempo. Oddio, fatemelo vedere però. Sono curiosissimo di vederlo. No, non me lo fanno vedere! No, non ci credo! Non me lo puoi dire! No, quindi devo fare anche il capitolo di Chris per andarlo a vedere. Madonna, quanto ci sono rimasto male. Ci sono rimasto malissimo. Ci sono rimasto malissimo. Ci sono rimasto malissimo. No, vabbè. Vabbè, capitolo 3. Va bene. Facciamo il capitolo di Chris. Continuiamo. Uff. E adesso stiamo andando verso il villaggio di Kisha. Dato che non abbiamo mai fatto questa strada prima d'ora, ho pensato che dovremmo reclutare una guida. Wow, grandioso. Una guida che necessita una guida, eh? Better safe than sorry. Questo è un modo che non riesco palesemente a tradurre, che sarebbe tipo meglio prevenire che curare sarebbe. Eccolo Max, minchia Fred, sì va bene, io l'ho chiamato Maximilian ma perché lui rappresenta i cavalieri di Maximilian. Quindi, vedi, lui è vincolato a Chris, alla storia di Chris. Sbrigati, Rico. Aspetta, aspettami, sir. Dobbiamo pagare la stanza. Dimenticatene. Perché dovrei pagare quando loro sono così maleducati? Ma maestro, è disonesto. Oh, salve. Ci siamo già incontrati? Adesso che me lo fai presente, ci siamo... Oh, sì. Esatto, ti ho incontrato da qualche parte. Oh, ma tu sei Lady Chris, degli Zex and Knight. Shh, non così alto. Cioè, non così ad alta voce. Perdon?
Perché giustamente. Quindi questa è la storia. Oh, scusatemi, ammetto che sono stato poco curante. Ma comunque, perché siete da queste parti? Stiamo cercando degli indizi che ci possano portare al Flame Champion. Stai cercando ancora qualcosa di cattivo? Penso che siamo entrambi sulla stessa traccia. Mi scusi? Sto seguendo una voce anche io. Quindi, che ne dici? Possiamo viaggiare insieme per un po'? La forza nei numeri con lo stesso obiettivo. Sì, potrebbe essere una buona idea comunque. Allora è deciso. Rico, vieni qui. Che c'è, maestro? Questa è Lady Chris. Viaggeremo insieme per un po', quindi cerca di introdurti nel modo più appropriato. Va bene, sir. Sono Rico. L'apprendista del maestro Fred. Piacere di conoscerla, madame. Oh, felice di fare la tua conoscenza, Rico. Suppongo che un altro paio di mani non farebbero male. Sono abbastanza d'accordo. Bene, allora, cominciamo. Oh, Fred ha joinato le 108 stelle. Immaginavo. Enrico ha joinato le 108 stelle. Quindi lui si unisce con Chris. Minchia, livello 28? Sei bassino però, eh? Vabbè, immagino che Fred e Nico abbiano l'attacco combinato. Infatti, Maximilian. Nash lo metto qui da solo e siamo a posto. Bene. Allora, qui al villaggio delle papere c'è qualcun altro che posso reclutare, magari? Lo faccio un giretto tattico? Ah, ci sarebbe la cuoca lì in realtà, però oddio, non so se la cuoca... la cuoca non so se la posso reclutare al momento, perché lei stava cercando... sto cercando per il riso di granchio. Anzi no, sto cercando la ciotola di riso di granchio. Ho sentito la voce che un mostro al Cuput Forest ce l'ha. Cuput Forest? Ma la Cuput Forest? Ah, oddio, forse è il mostro raro? È il mostro raro della foresta prima del villaggio di Kisha, perché c'era il granchio nella foresta. C'era. Cacchio. Va bene, voglio fare un giro per vedere se c'è magari qualcuno che è spuntato all'improvviso e poi andiamo avanti. Aspetta, perché qui è partita una scena però. Questi umani sono difficili da reggere. Chissà che cosa hanno in mente. Hai ragione, fratello. Ricordi quella ragazza con quella voce squillante che abbiamo incontrato l'altro giorno? E l'altro uomo che abbiamo visto l'altra volta? Grack. Non capisco come il sergente possa stare con loro. Io non ci riuscirei. Molto vero. Sì, è vero. Cosa? Oddio. Tu, di nuovo? Sì, c'è qualche problema? Ci puoi scommettere? Abbiamo speso ore diciamo nella zona selvaggia cercando qualcosa di cattivo e adesso vieni qui a mani vuote. Beh, vi sarebbe piaciuta l'idea di stare faccia a faccia con qualcosa di cattivo? Che insolente! Stai attento, cave. Non stanno alzate le vostre piume, papere. Dobbiamo andare. Diciamo, dobbiamo andare via. No. Ah, dovrete passare sul mio cadavere prima di raggiungere il maestro. Grac. Scusatemi. Posso chiarire questo casino? Avanti. Attualmente ci serve una guida che ci porti al villaggio di Kisha. Ho sentito che delle coraggiose. Ho sentito parlare del coraggio dei membri del clan delle papere. E di come i mercanti riescano a viaggiare spesso e ad attirare. E a reclutare delle guardie. E anzi, ad essere reclutate come delle guardie. Sì, è vero.
Quindi ci porterete lì? Di solito non sarebbe un problema, ma con i recenti, ma con le recenti scaramucce che abbiamo avuto qui in giro, il nostro capo vuole che noi rimaniamo qui. Però se riuscirete ad ottenere il permesso dal capo, allora saremo felici di scortarvi. Il capo villaggio? Quale capo? Sì, il capo. Teote Sporting The Finest Tail Feather. È colui che ha la coda più bella. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Ok, come dite voi? Oddio. Chris, come facciamo a distinguere una papera dall'altra? Stai chiedendo alla persona sbagliata. Quindi devo trovare il capo. Ah, aspetta, che ha detto? Il capo villaggio è quello con la luce dietro. Ah no, è colui che porta un yellow beak. Yellow beak sarebbe tipo il foulard giallo. Cioè, beak è lui? Il capo villaggio adora il pesce. Il capo villaggio ha degli occhi grossi rotondi. Sono sicuro che sarà da qualche altra parte. Eccolo, sei tu? Bene, bene. Sembra che abbiamo degli ospiti. Benvenuti. Vedi, sì, è lui. Adoro il pesce. Lì c'erano le cassette di pesce, mi ricordavo, quindi. Abbiamo ottenuto il permesso del capo. In un bat in un vabbè sì, hanno fatto la battuta a naso, no? Invece a becco. Bene, GG. Ok, abbiamo ottenuto il permesso, quindi salve di nuovo. Vedo che avete trovato il capo. È abbastanza riconoscibile, vero? Certo. E le piume della sua coda sono veramente impressionanti, come avete detto. Ve l'avevo detto. Ci ha dato il permesso per farci guidare da voi, se volete. Assolutamente. Per la giusta paga. Dipende. Che cosa considerate come giusta? Per andare al villaggio di Kisha vogliamo 2000 poch. 2000? Va bene. Chi paga? Dice, è una rapina, è praticamente una rapina, però va bene, pagherò. Quanto è facile diciamo, per i nobili uscire i soldi? Smettila. Lasciate il resto a noi, sappiamo quello che facciamo. È un piccolo viaggio fino a Kisha, non vi preoccupate di niente. Oddio, livello 40 e 42. Porca paletta, vabbè, loro sicuramente avranno l'attacco combinato. No, invece no. Puttana Eva, fortissimi loro. Ma quindi posso uscire dal villaggio e praticamente loro mi sbloccano la strada, giusto? Eh sì, ok. È di Kuput Forest. Ah, anche qua mi sblocca la strada per Caleria, solo che lì nella a Caleria non c'è niente che devo fare. Semplicemente perché c'è soltanto il tizio del teatro lì e vuole un team specifico e io per il momento team specifico non posso fare nulla.
Quindi è inutile andare fino a là sotto. Potrei andare a Lake Castle solo per magari potenziare le armi dei PG. Perché comunque lei è l'arma che livello ce l'ha, livello 9. Lui livello 9 pure. Lui livello 7. Lui addirittura livello 6. Minchia, livello 10 addirittura. E livello 9. Madonna, ma sono delle bestie loro. Va bene, andiamo. Allora, praticamente qui al Kuput, alla Kuput Forest c'è il nemico raro che è il granchio gigante. Ed è probabilmente lui che mi droppa l'oggetto che vuole la chef al villaggio delle papere. Quindi dovrei effettivamente mettermi qui a cercare il nemico raro. Dovrei mettermi qui a cercare il nemico raro. Vabbè, se per ora mi capita bene, altrimenti sti cazzi. Eccolo! Ho trovato il Crab Rice Bowl. Ed era esattamente come pensavo io. Il nemico raro che si trova all'interno della foresta, nella prima sezione della foresta, lo droppa. E quindi andiamo a reclutare lo chef. Ok, eccoci qua. È questo quello che stavi cercando? Oh, è la prima volta che lo vedo. Potrei avere questo? Voglio provare qualcosa con esso. Certo, tieni. Veramente? Grazie. Comunque, conosci il castello di Midgar? Ho sentito che c'è un sacco di spazio per tutti, per un commercio. Sì, lo conosco molto bene. Oh, veramente? E dove si trova? Ho capito. Penso che andrò lì da sola. Olè! Olè! Reclutata anche lei. Bene. Quindi ora a lei posso consegnare le ricette finalmente. Ti ringrazio tanto. Perfetto, quindi boh, possiamo continuare la nostra storia. Ok, siamo arrivati al villaggio di Kisha. Eccoci arrivati al villaggio di Kisha. Il clan di Kisha è uno dei 6 clan. Questi popolani non hanno dei guerrieri, non hanno delle discendenze di guerrieri, così come le papere o il clan delle lucertole. Ma sono veramente delle persone squisite. Ci sono veramente delle persone squisite qui attorno. E il loro cibo è delizioso. Oh oh. Adesso è qualcosa. Adesso sì che c'è qualcosa di interessante da. Diciamo da provare, vero Master Fred? Sì, assolutamente. Non vedo l'ora. Oh, e queste chi sono? Benvenuti, benvenuti a voi. Vi stavamo aspettando, no? Per favore, introducete voi stessi. Aspettandoci? Sì, certo. Vi stavamo aspettando. Siete venuti al nostro villaggio per cercare nostro padre, giusto? Oddio, sono le figlie del Flame Champion? Oh, beh, sì. Certo, ma come fate a saperlo? Lo so perché è il mio lavoro. Che intendi dire? Come fai a saperlo? Io sono Yumi e questa è Yun. Lei sa che stavate venendo perché lei è una bambina dotata. Dotata? Come? Intendi dire che lei è una veggente?
come preferite chiamarlo. Noi siamo di Alma Kinan, veniamo da Alma Kinan. Ah, perché lui aveva detto che stavano seguendo la profezia di una veggente. Ah, ok, quindi è lei. Non capisco, perché tutto questo eccitamento? Cosa c'è di così importante? Perché cosa le rende così importanti? Attento ai tuoi pensieri, folle. Quello che non sai potrebbe ferirti. Di che stai parlando? Per favore, si calmi, sir. Non, diciamo, non si faccia provocare. Cosa c'è di così speciale ad Alma Kinan, comunque? Permettetevi di spiegarvi. I sei clan, compreso il nostro, ovvero quello delle papere, e gli altri cinque clan, Lucertole, Caraia, Saphir e Kisha, e Alma Kinan. Questa è la prima volta che incontro qualcuno da Alma Kinan. Anche io. Beh, non ci sorprende. Non siamo mai andati al di fuori del nostro villaggio per anni. Perché no? Siete state imprigionate lì? Per stregoneria, magari? Attento alla tua lingua. Stai attento a quello che dici, umano. Ma cosa c'è che non va con te? Che cosa le rende così speciali? Stai attento. Diciamo, il tuo modo di fare da straniero potrebbe causarti una maledizione. Una maledizione? Scusami, non è molto bello da dire, da implicare. Per favore, perdonatemi. Bene, immagino che sia così. Ti sei meramente. Non trasformata, misguided, quindi perso la rotta, una roba del genere, che coinvolge i rituali e gli spiriti. Ok, penso che sia arrivato il momento di entrare dentro. Dovete essere stanchi. Potete sedervi e aspettarla lì. Yun will join for now e Yumi will join for now. Ma penso che loro non combattano comunque. Infatti. Ma quindi. No, loro non sono le figlie. No, loro non sono le figlie del Flame Champion. No, non c'entra nulla. Non sono loro le figlie del Flame Champion. Benvenuti al nostro villaggio. Chi sono questi? No. Sono loro? Hai detto sono loro? Dici sì, sono loro. Loro porteranno il bene al villaggio di Kisha. Minchia, capisco. I cattivi arriveranno presto pure. Sono un po', diciamo, sono un po', diciamo, confuso. Ma che sta succedendo? Yun è in possesso del dono di vedere tante cose. Vedere cose? Io vedo delle cose certamente molto bene. Ma questa volontà non durerà a lungo. Sana, Yun, sono qui. Ecco quello che intendeva dire. Che ora sono i soldati di Armonia che sono arrivati. Esatto. Cosa sono quelle robe? Mantors e le Booksmen che le stanno cavalcando, immagino. Questa è la prima volta che le riesco a vedere anch'io. Andiamocene prima di finire nei guai. Non voglio scoprire se la sua profezia è vera. Ma non posso andare, mi sa, altrove. Devo andare, mi sa, da questa parte.
Ah, questo mi sa che è un altro personaggio. Cioè, un cattivo probabilmente. Ecco, Franz. Ascoltate. Il sacerdote Sasarai, il leader... Ah, Sasarai addirittura è il leader. Il leader del Sacro Impero di Armonia desidera di evitare ulteriori conflitti. Ma allo stesso tempo ho avuto l'ordine di localizzare la gang del Firebringer. Questo villaggio sarà sotto il nostro dominio fino a quando la situazione non cambierà. Obbedirete ai nostri ordini, è tutto chiaro? Non è una richiesta, è un decreto. Non possiamo accettare una... diciamo, non possiamo accettare un decreto unilaterale. Non abbiamo... diciamo, non abbiamo possibilità di combattervi. Perché il nostro... perché i nostri maestri non sono qui. Quando il clan di Saphir ha resistito alla nostra investigazione non tanto tempo fa, abbiamo dovuto instaurare una rivolta. Hanno dovuto instaurare una rivolta contro Armonia. No, la conseguente rivolta contro Armonia è risultata in tragedia. Desiderate fare lo stesso fato anche voi? Quindi state dicendo che se non. Quindi state dicendo che se non ci riduciamo in schiavi di Armonia, moriremo? Dannazione, tu idiota! Attenzione! Chi sei tu? Non sembri un popolano. Perché dovrei dire la mia identità a una bestia? La nostra copertura è andata. Non avevamo deciso di rimanere anonimi? Mi dispiace, Nash, ma... Sì, sì. Suppongo che tu... Ah. Capisco... No, adesso capisco il perché il tuo uomo ti guarda sempre. Volete combattere allora? Va bene, forza, diamoci da fare. Sembra inevitabile, ma non strafare, Franz. Sì, lo so. Non si ritirano, Nash. Dobbiamo combatterli, diciamo, la nostra maniera. Odio quando succedono queste cose. Ok, andiamo. Select member. Oddio, c'è Yumi addirittura. Yumi combatte. Ma voglio vedere Yumi. Madonna, Yumi ha tutte le rune sbloccate. Sarà abbastanza forte, immagino. Arrivano. Boss fight, quindi. Oh. Madonna, Earthquake. Madonna, disintegrato quel. È bellissima la host comunque della battaglia, eh? È molto molto bella. Minchia, sta evocando anche lui. Però qui ora. Madonna mia. Madonna, one shotati. Madonna, Yumi. Vedi, ho fatto bene a inserirla. Mi avevano detto che qui non c'erano combattenti. Mi hanno detto che non c'erano combattenti al villaggio di Kisha. Andiamocene via di qui. D'accordo.
Rimpiangerete questo. È voluto fare lo splendido e ora lo prendi nel culo. Se ne sono andati. Sì, ma erano soltanto un esempio di quello che è l'esercito di Armonia. Se erano in missione esplorativa, non hanno ancora finito tutto ciò. Il vostro aiuto è apprezzato. Non avevate motivo di combattere qui. Siamo in debito. Ah, non dirlo nemmeno. Saremmo dovuto stare più attenti. Quell'attacco non sarà sicuro l'ultimo. Possiamo aspettarci gli uomini di Armonia prossimamente. Tu hai preso comunque parte al combattimento per tua volontà. Sii orgogliosa. Ma è successo, diciamo, un casino. Cioè, ho mandato tutta in casino. Se non avessi resistito, noi l'avremmo fatto, almeno nel nostro modo, per questa terra, una volta che era la terra del Flame Champion. Yun ha lasciato il party e Yumi ha lasciato il party. Peccato. Ah, anche le papere se ne sono andate, ok. Quindi va bene. Quanto hai tu di forza, Chris? Così, giusto per curiosità. 98. Riusciremo a battere a braccio di ferro Emily con 98? Cioè, non è poco 98. Non è poco 98. Possiamo provare. Vediamo, possiamo fare una prova. Tra l'altro, anche lei è una donna, quindi magari donna con donna. Eccola qui. Proviamoci. Vuoi. Sì, ma. Sei sicura? Ok, braccio di ferro. Un braccio di ferro? Ok, vediamo che succede. No, mi sa che è troppo forte. Sei incredibilmente forte. Niente, quindi ancora non va bene. È la Madonna. Cioè, io ora praticamente braccio di ferro. Tipo, lei mi batte 10 a 1. Poi la recluto. E praticamente con un pugno muore, esplode. Perché poi succede così, ovviamente. Io ne sono abbastanza sicuro di questa cosa. Va bene. E a questo punto direi che. In realtà, direi che posso anche staccare qui per ora. In modo tale che poi facciamo la prossima puntata e facciamo l'altra parte del capitolo. Quindi direi che per il momento è tutto e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!